chi erano i Catari? Intanto non erano un popolo invasore tipo gli Unni, Visigoti, Tartari, no. Erano gente normale e che avevano del cristianesimo una visione diversa. Peraltro non chiamavano se stessi Catari, si chiamavano cristiani e soprattutto buoni cristiani, e in Francia bons hommes, buoni uomini. Da dove viene il nome Catari? Per quanto riguarda l'origine di questo nome vi sono due spiegazioni diversissime, entrambe del XII secolo, entrambe autorevolissime, sulle quali ancora oggi si dividono gli studiosi. La prima è del monaco Egberto di Schönau, il quale, partendo dal greco kataros, puro, scriveva kataros it est puros. E questa è l'etimologia che più frequentemente si trova nei testi sul catarismo. L'altra è di Alano di Lilla, che ritiene Cataros venire da Catus, gatto, poiché, a quanto si dice, nelle loro cerimonie essi baciano il posteriore di un gatto. È ovvio che si tratta di una calunnia, ma per quanto riguarda l'etimologia, alcuni tra gli studiosi di oggi più autorevoli, Duvernoy, Roquebert, ritengono sia quella giusta. Perché? Perché i buoni cristiani non volevano essere chiamati catari, e ciò significa che questo nome doveva avere ai loro occhi una connotazione dispregiativa. Erano dunque cristiani, solo che avevano della religione cristiana un'idea diversa, molto diversa da quella della Chiesa Cattolica, e che pertanto li bollò come eretici. Solo a sentire questo nome, eretici, uno si immagina dei fanatici integralisti che si erano infiltrati nella società e che magari non con i roghi, ma era comunque necessario sbarazzarsi di loro. Uno se l'immagina così perché così sono stati descritti per secoli. Sono stati definiti membra del diavolo. Sono stati descritti come una setta di depravati, dediti a oscene pratiche sessuali e quant'altro. Da chi? Ma dai vincitori, naturalmente, in questo caso dagli inquisitori. Ma basterebbe questo per capire che quanto è stato scritto su di loro non può essere obiettivo e non corrisponde a verità. Il cristianesimo è connotato fin dal suo sorgere da eresie, numerosissime eresie: il docetismo, il marcionismo, il montanesimo, l'arianesimo, il donatismo, il monofisismo, e potrei andare avanti a lungo, dato che nel IV secolo venne redatto un trattato sulle eresie che ne espone l'esorbitante numero di 80. Tutte eresie ideate da sacerdoti e vescovi che, assolutamente in buona fede, interpretavano in modo diverso qualche passo delle scritture. Le questioni dottrinali sollevate da questi personaggi venivano discusse nei concili, che stabilivano qual è la dottrina giusta, e l'altra veniva bollata come eresia. E fin dall'inizio gli eretici, che non si adeguavano, venivano non soltanto scomunicati, ma uccisi. È evidente che una tale prassi è contraria all'insegnamento di Cristo, ma questa è storia. Thank you.
incredibile è che nonostante le persecuzioni continuavano a sorgere nuove eresie. Anche nel Medioevo, più precisamente dopo l'anno 1000, c'erano numerosissimi movimenti ereticali che possono essere divisi in due gruppi. Uno, i movimenti pauperistici, che venivano bollati come eretici anche se nella maggior parte dei casi non lo erano in senso stretto, cioè criticavano la Chiesa per l'arricchimento eccessivo, il comportamento licenzioso del clero, per l'essersi allontanata dal messaggio evangelico, ma non proponevano dottrine diverse. Di questo gruppo fanno parte ad esempio Arnaldo da Brescia, i Valdesi, Fra Dolcino e tanti altri. Due, coloro che sostenevano dottrine davvero eterodosse, cioè diverse da quelle sancite ufficialmente, e questi erano i catari, i quali non solo predicavano una dottrina diversa, ma ne rivendicavano l'ortodossia, tant'è vero che si definivano i buoni cristiani, i veri cristiani. Della Chiesa non riconoscevano né l'autorità né i sacramenti, e si presentavano come la vera Chiesa di Cristo. La Chiesa, dicevano, che discendeva direttamente dagli Apostoli. Un nucleo di fedeli avrebbe trasmesso attraverso i secoli la dottrina e i riti originari, in particolare il battesimo tramite l'imposizione delle mani che, come testimoniano numerosi passi del Nuovo Testamento, veniva praticata dagli Apostoli per conferire lo Spirito Santo. Chi lo riceveva lo poteva a sua volta trasmettere e così in una catena ininterrotta la prassi e soprattutto quello che più conta lo Spirito Santo sarebbero stati tramandati per secoli dai buoni cristiani. Il catarismo era dunque la grande eresia del Medioevo, sia per la durata del tempo, dal X al XV secolo, ma sia per l'enorme diffusione, perché sotto nomi diversi, Bogomili, Albigesi, Patarini e altri ancora, e catari naturalmente, erano presenti in tutta l'Europa, dalla Bulgaria alle Fiandre, dalla Spagna alla Germania, ma soprattutto nella Francia meridionale, gli Albigesi, e nell'Italia settentrionale. Quando inizia il catarismo? Secondo loro l'abbiamo visto dai tempi di Cristo, ma secondo gli studiosi molto tempo dopo. Poco prima dell'anno 1000 incominciarono a diffondersi in Europa delle eresie che hanno molti punti in comune con quello che più tardi verrà chiamato catarismo. E tra queste eresie la più significativa è senza dubbio il bogomilismo, che nasce nel X secolo in Bulgaria e che molti studiosi considerano all'origine del catarismo. Il bogomilismo ebbe uno sviluppo enorme in tutta la penisola balcanica. In Bosnia divenne persino religione di Stato nel 1199 e lì rimarrà vivo fino a tutto il XV secolo. Ma in altre zone, a Bisanzio, in Serbia, ma nella stessa Bulgaria, subirà delle pesanti persecuzioni, per cui molti si ripararono fuggendo. Così molti studiosi spiegano la nascita del catarismo nell'Europa occidentale. Secondo altri, invece, il catarismo nacque da un risveglio delle coscienze, dal desiderio di ricondurre il cristianesimo alla semplicità evangelica, esigenza che era ovunque profondamente sentita in quei secoli, perché la Chiesa di allora non era la Chiesa di Papa Francesco, parliamo del Medioevo, cioè la Chiesa organizzava crociate, cioè prometteva il paradiso a chi andava ad ammazzare musulmani, ebrei ed eretici. Era corrotta, era setata di potere, era un'altra cosa. Comunque, influenzati dai bulgari o no, all'inizio dell'XI secolo, cioè poco dopo l'anno 1000, furono scoperti in varie parti d'Europa, in Francia, in Germania e anche in Italia, dei gruppi di persone le cui credenze, per quel poco che se ne sa, presentavano
caratteristiche che saranno poi peculiari del catarismo. Vennero prontamente condannati al rogo senza preoccuparsi di approfondire la conoscenza delle loro dottrine. Per quanto riguarda l'Italia, si tratta dei cosiddetti Catari di Monforte. Su questa vicenda esistono due diverse cronache dell'epoca, che narrano come, scoperto un nucleo di eretici intorno al castello e alla contessa di Monforte, quella che oggi è Monforte d'Alba in provincia di Cuneo, un loro esponente fu interrogato da Ariberto di Intimiano, il potente arcivescovo di Milano. Riconosciuti come eretici, cosa che non era molto difficile perché rifiutavano i sacramenti, rifiutavano il simbolo della croce, furono condotti a Milano, dove nella zona che ancora oggi si chiama Monforte, anche se pochissimi sanno che questa è l'origine di quel nome, furono eretti da un lato un grande crocifisso, dall'altro un rogo. E fu chiesto loro di scegliere se abiurare alla loro fede andando verso il crocifisso o entrare nel rogo. E le cronache dicono che quasi tutti, a cominciare dalla contessa che pare si chiamasse Berta, entrarono nel rogo. E questo succedeva intorno all'anno 1030. Particolare in questa vicenda, e cioè che a capo di questo gruppo di eretici vi fosse una donna. È un dato molto significativo perché al catarismo aderiva il fiorfiore della società di allora, aristocratici, intellettuali, la nascente borghesia, ovvero la parte non solo più ricca e potente, ma anche più colta del mondo di allora, ma soprattutto aderivano le donne di queste classi alte, per un motivo preciso. I catari, come dicevo, rifiutavano tutti i sacramenti della Chiesa Cattolica e avevano un unico sacramento da loro chiamato consolamentum e che consisteva nell'imposizione delle mani con cui scendeva lo Spirito Santo. Chi lo riceveva lo poteva trasmettere. Attenzione, uomo o donna che fosse. Non so se vi rendete conto, ma una donna poteva trasmettere lo Spirito Santo. Cioè, mai nessun'altra religione ha dato una tale importanza, tale uguaglianza alle donne. E ancora oggi la cosa suona rivoluzionaria, ma all'epoca era impensabile e probabilmente insopportabile per la Chiesa, che ancora oggi esclude le donne dal sacerdozio. Figuriamoci allora. E questo è uno dei motivi principali del successo del catarismo, perché le donne raffinate e colte delle corti aristocratici di allora aderivano con passione a questo cristianesimo che dava loro spazio e che le poneva dal punto di vista spirituale sullo stesso livello degli uomini. Pero se malgré sa peau,
La storia non è un susseguirsi di giorni sempre uguali. Vi sono secoli bui, come temo sia quello in cui stiamo vivendo, e vi sono secoli luminosi, in cui si accende un desiderio di innovazione, un fervore creativo, un rifiorire delle arti. E tale fu il secolo XII, uno dei periodi più creativi, più liberi della storia europea, e in cui si può dire che sia nata in tutti i campi, ma soprattutto in quello letterario, la cultura specificamente europea, ovvero la poesia e la letteratura nelle lingue europee. Anche nel campo della teologia, che era poi la filosofia di allora, ci fu un gran fervore di studi con la scoperta di Platone, di Aristotele. È il secolo della scuola di Chartres, di Pietro Abelardo, di Gioacchino da Fiore, di Francesco d'Assisi. È il secolo in cui nasce la borghesia e in cui si rivendica l'autonomia delle città, l'autonomia delle corporazioni artigiane e di riflesso anche l'autonomia delle coscienze. È il secolo in cui nascono e si diffondono, nonostante la sempre presente persecuzioni, le grandi eresie medievali, quella di Arnaldo da Brescia, quella di Pietro Ovaldo e soprattutto quella dei Catari. Con l'inizio del secolo XIII, la reazione, la repressione durissima. Nel 1209 ebbe inizio la crociata indetta da Papa Innocenzo III contro i catari francesi, anzi occitani, i cosiddetti albigesi. Durò 20 anni. 20 anni di attacchi armati che hanno devastato il paese e distrutto la fiorente economia, perché quella era una delle zone più ricche dell'Europa di allora. Ma la crociata non riuscì a debellare l'eresia, che era ormai diffusissima. In alcuni luoghi vi aderiva il 50% della popolazione. A questo punto la Chiesa inventò una nuova arma, l'Inquisizione, che fu istituita nel 1231 e che operò non solo lì, ma in tutta Europa e anche in Italia. E alla fine la lunga, durissima lotta contro i Catari fu coronata da una vittoria. Ammesso che una chiesa che pretende di seguire Cristo possa chiamare vittoria uno sterminio efferato, fatto di violenze, roghi, torture di ogni genere, dolore e sofferenze indicibili. Poi si fece di tutto per cancellare ogni loro testimonianza, di dimenticarli i Catari, tant'è che Raoul Manselli, considerato ancora oggi il più autorevole studioso del catarismo, poté scrivere: "I catari sono scomparsi senza lasciare traccia di sé nella cultura europea né nella civiltà italiana." Non è vero, non è vero. I catari sono scomparsi, questo è vero. Sono stati sterminati, i loro scritti bruciati. Ma nonostante le furiose devastazioni, è rimasta un'opera che ne canta le lodi, ne espone le dottrine e ne esalta i valori. E non è un'opera minore, è la Divina Commedia di Dante Alighieri. Dopo secoli di silenzio, oggi si assiste a un crescente interesse per i Catari. Purtroppo i libri usciti in questi anni trattano quasi esclusivamente del catarismo occitano, mentre su quello italiano incombe ancora un silenzio quasi assoluto. E dire che, per quanto riguarda il XIII secolo, il secolo in cui nacque Dante,
La presenza più massiccia del catarismo era senza dubbio quella italiana. Lo testimonia Raniero Sacconi, un inquisitore domenicano che intorno al 1250 scrisse la Summa de Cataris e che parla di circa 4.000 perfetti. Allora, così venivano chiamati dagli inquisitori i catari che avevano ricevuto il consolamentum, ma non è un elogio come può sembrare, perché significa eretico compiuto perfectus per il rogo. Per semplificare potremmo dire i sacerdoti catari, ma il termine non è corretto. Insomma, 4.000 perfetti in Europa, di cui 2.500 in Italia, quasi due terzi. E Sacconi sostiene che a Firenze un terzo della popolazione aderisse al catarismo. Quindi il catarismo era presente anche in Italia e sta facendosi strada la consapevolezza che la presenza dei catari non rappresenta una pagina vergognosa, ma al contrario, una pagina gloriosa. Gloriosa non perché abbiano vinto qualche guerra, no, ma perché erano uomini e donne liberi, capaci di pensare autonomamente e che avevano una nobiltà d'animo, una coerenza e una dignità eccezionali.